Ciao ragazzi, bentornati su Bedda Radio. Oggi parliamo di elezioni regionali in Sicilia, qui ad Enna. Oggi conosciamo più da vicino quali sono le linee programmatiche del candidato alla presidenza della regione Sicilia, Nello Musumeci. Parliamo subito dei giovani. I giovani dalla Sicilia scappano, li chiamano l'esercito degli scappati, vanno fuori a cercare un futuro migliore. In che modo possiamo far restare i giovani qua in Sicilia e farli lavorare qui e creare un futuro qui per migliorare e sviluppare questa nostra terra? Intanto bisogna puntare sulle imprese, perché la ricchezza sono le imprese, sono loro che assumono, sono loro che determinano occupazione, e purtroppo l'impresa finora è stata tenuta fuori da ogni processo di sviluppo, quasi con accanimento, con premeditazione. E poi i giovani bisogna formarli, perché per entrare nel mondo del lavoro debbono essere già pronti e abilitati. La formazione va rivista, il sistema formativo ed educativo. Io credo che vada ripensato anche l'apprendistato, dobbiamo far tornare a parlare scuola e impresa, e al tempo stesso chi vuole fare impresa, autoimprenditorialità, deve essere sostenuto e supportato con le start-up, anche con l'utilizzo dei fondi comunitari che l'Unione Europea mette a disposizione. I giovani non solo non debbono più emigrare, ma dobbiamo fare in modo che possano alcuni tornare per mettere a profitto l'esperienza maturata fuori. Purtroppo finora si è puntato al denaro pubblico e non all'impresa. Il denaro pubblico non crea ricchezza e non crea occupazione. È un dramma che abbiamo il dovere di bloccare, perché la Sicilia oggi ha il tasso più alto in Europa di disoccupazione giovanile. Ha parlato di fondi europei. In che modo si può lavorare? In maniera più concreta e produttiva? È sbagliato pensare che con i fondi europei si possano affrontare 10 diversi obiettivi. Secondo me bisogna puntare a 2, 3, 4 obiettivi prioritari, e soprattutto la qualità dei progetti, non soltanto la quantità, perché se si punta sulla qualità si ha una ricaduta in termini di occupazione, e anche sul territorio si determina la creazione di un polo di sviluppo. Finora abbiamo pensato a progetti di bassissimo valore, una quantità peraltro non certo sostenuta, perché molti fondi sono tornati indietro inutilizzati, è mancata la informazione e una burocrazia assolutamente estenuante che costringe a tempi incompatibili con quelle delle imprese. Credo che da questo punto di vista abbiamo da lavorare tanto. Fino ad ora non è stato utilizzato appieno lo statuto speciale in Sicilia. In che modo invece può diventare un valore aggiunto, una carta da giocarsi? Se noi torniamo al valore essenziale dello statuto, che non è quello del privilegio ma è quello della opportunità. Finora lo statuto è servito spesso come foglia di fico per coprire le vergogne delle classi dirigenti che hanno utilizzato l'autonomia soltanto per privilegi e per interessi. Se invece lo statuto viene riconsegnato alla sua naturale funzione, che è uno strumento di straordinaria opportunità di crescita per abbassare il divario fra noi e il nord, noi potremo davvero riuscire a guardare con fiducia al futuro. Teniamo conto che lo statuto va revisionato, è stato redatto nel 1946, quando ancora non c'era l'Unione Europea e quando l'Italia non era ancora una repubblica. Quindi io sarei per una revisione dello statuto, adeguandolo al contesto normativo mutato, ma restituendolo alla sua naturale funzione, che è quella di straordinaria opportunità. Qual è la ricetta segreta di Nello Musumeci in questa campagna elettorale? La ricetta segreta non c'è, io metto a profitto la mia esperienza e la mia credibilità. Lo faccio assieme ai partiti della coalizione, lo faccio con i parlamentari che riusciremo ad esprimere, ma anche con quelli delle altre forze politiche, perché nel momento in cui bisogna risollevare la Sicilia dal pantano in cui si trova, io credo che nel Parlamento troverò grande senso di responsabilità in tutti i settori, senza divisioni.